Salve a tutti da Wolf Show, oggi vedremo il montaggio del punto luce interrotto o lampada interrotta. E come punto luce interrotto è il circuito base dell'elettrotecnica e lavora questo circuito a 220 volt e iniziamo subito con i materiali. Allora, ci serve un interruttore unipolare, vi faccio vedere anche il disegno se si vede, se no lo metterò nei commenti. Questo qui è un interruttore unipolare, un portalampade e poi successivamente una lampadina per accendere il tutto. Allora, vi faccio vedere lo schema, che è questo. In pratica entra la fase, possiamo interrompere uno dei due cavi, quindi io ho interrotto la fase, entra la fase che viene interrotta dall'interruttore unipolare, cioè che interrompe un solo conduttore, dall'interruttore riesce la fase che va sul portalampade, il neutro entra e va su un altro morsetto del portalampade. In pratica è un circuito molto molto semplice e è il circuito base dell'elettrotecnica. Ora vi faccio vedere come è fatto qui. Io come alimentatore lo collegherò a 220 tramite una spina. In pratica entra la fase, che è questa, viene interrotta dall'interruttore, va nel portalampade, ora in pratica è così, va nel portalampade, diciamo esce il neutro, esce il neutro che va direttamente al cavo. Questo qui, il neutro va diretto al portalampade e la fase viene interrotta tramite un interruttore unipolare che poi entrerà nel portalampade. Ora lo andremo a provare. Come vedete la lampada si è accesa, spento, si è spenta la lampada, accendo un'altra luce e si accende la lampada. In pratica questo qui è un circuito molto molto semplice, è il circuito base dell'elettrotecnica. E per oggi è tutto, vi lascio lo schema in descrizione, ve lo lascio anche qui. E per oggi è tutto, commentate, votate, iscrivetevi al canale, visitate la mia pagina Facebook, visitate il mio secondo canale, anche se è momentaneamente interrotto, e ci vediamo venerdì al prossimo video. Ciao a tutti!